Cominciate aprendo il sito di Google, scrivete ad esempio stampante driver Canon. In questo caso cerchiamo la MP480 per fare un esempio. Vi apparirà adesso una serie di risultati. Cliccate sul primo, meglio su quello della casa madre, in questo caso appunto Canon.it. Scegliete la stampante, download del driver. Scegliete il sistema operativo, la lingua italiana e date il via. Vi verrà fuori una serie di driver. Scegliete quello che ritenete più giusto. Accettate le condizioni solite e salvate il file. Il file è meglio salvarlo sul desktop, in questo modo è più facile trovarlo. Verrà salvato in formato zip. Ci sarà una serie di risultati. Quasi sempre viene fuori una lunga serie di programmi. Se non capite bene qual è quello giusto, scegliete quello che ritenete migliore. Se poi non va bene, non succede niente di grave. Potete sempre cancellarlo, tornare indietro e scaricarne un altro. L'aspetto grafico ovviamente può cambiare, il sito della Canon sarà diverso da quello della Epson, ma le modalità rimangono più o meno uguali. Adesso inzippate il file, mandatelo in esecuzione. Lasciate che finisca di lavorare, avanti, di nuovo accettate. Finito. Ora sul desktop vi trovate il file, eseguitelo. Ci metterà il suo tempo. Bene. Di nuovo accettate tutto quello che vogliono. Dopo aver scaricato il driver non appare l'icona nella lista delle stampanti, andate su Start, Impostazioni, Stampanti e Fax e poi cliccate su Aggiungi stampante. Selezionate la stampante che avete appena scaricato seguendo le istruzioni sul video. Se scaricate più di un driver non è un problema, tanto ve li metterà driver 1, driver 2, driver 3. Voi semplicemente selezionerete quello che vi serve. Per mettere una stampante come predefinita, cliccate col tasto destro del mouse sull'icona della stampante e selezionate Imposta come predefinita. Se volete disinstallare un driver che avete scaricato per sbaglio, andate su Programmi, selezionate l'icona della stampante, Disinstallazione, sì.